come sta nascendo questa nuova stagione per la Colonax? Sì, una stagione particolare, no? Dopo il Covid, 7 mesi senza toccare palloni, senza fare nessun tipo di sport, è un po' difficile reiniziare con l'attività, no? Agonistica, però abbiamo già avuto 2 settimane di lavoro, il gruppo è buono, siamo rimasti la base dell'anno scorso, quindi c'è un bel gruppo, un bel staff tecnico, quindi tutto da pensare positivo. Obiettivi di squadra e anche, perché no, obiettivi personali di Dudu da questa nuova stagione? Sì, ormai sono 17 campionati giocati in Italia, quindi spero di poter ancora una volta essere all'altezza della situazione. Senti, questa Colormax è anche un po' cambiata rispetto all'anno scorso, per forza di cose, i nuovi arrivati sono giovani. A proposito, prima parlando con Palucci ha detto Dudu insieme a qualcun altro è uno di quelli su cui ruota un po' tutto il nostro gioco, quindi c'è anche una certa responsabilità, ma tu hai le spalle larghe e forti. Sì, come ho detto prima siamo rimasti nella base 4-5, quindi già una partenza migliore dell'anno scorso, che eravamo una squadra nuova. E i giovani che sono arrivati hanno potenzialità grandissima, tutto da imparare, da crescere, quindi penso che potremo dire la nostra pure. Avete segnato questa data, 10 ottobre, il vostro debutto in campionato a Salsa Maggiore con l'Opening Day contro un avversario campano, una matricola però, una matricola che si è rinforzata molto, Real San Giuseppe Vesuviano. Sì, una squadra fortissima, hanno fatto degli acquisti mirati con grandi nomi, sarà una partita difficile, hanno il favoritismo sicuramente, però noi andremo lì con la nostra umiltà, con il nostro lavoro per poter fare una bella partita.